Si è celebrata oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un'iniziativa nata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti ed il benessere dei disabili. E lunedì sera in Consiglio Comunale a Pavia il tema è stato affrontato con gli interventi delle principali associazioni attive sul territorio. Ogni anno andiamo a celebrare la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Siamo ancora a un punto in cui le persone con disabilità devono dimostrare tutt'oggi di essere prima di tutto persone. La Convenzione ONU sui diritti di questi ultimi ci chiede di portare avanti delle teorie, delle tecniche e pratiche buone di inclusione sociale. Questo anche sul nostro territorio va continuato a fare, bisogna cercare di abbattere tutte quelle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Sembrano parole molto difficili da comprendere, in realtà basti pensare a uno scalino che impedisce a una persona con sedia a rotelle di accedere a un locale pubblico. Discriminazioni psicologiche, ma anche fisiche. E Pavia non è da meno, se molto è stato fatto in passato, la strada per annullare le barriere architettoniche nel capoluogo è ancora piuttosto lunga. A Pavia soprattutto troviamo una difficoltà rispetto al percorrere i marciapiedi comuni, quindi una buona manutenzione del manto stradale e un rispetto anche da parte di tutti i cittadini, di quelli che possono essere le regole dedicate ad esempio agli stadi per persone con disabilità, potrebbe già essere un buon modo per aiutare tutti a vivere in un modo più sereno e inclusivo. Altre criticità possono essere quelle di locali pubblici e i negozi del centro storico che hanno tutti delle barriere per poter accedere.